Max. Eccomi. È vero che. Che figurata. È vero che hai sentito la puntata fino adesso e non volevi, volevi andare direttamente con Linus e Nicola. No, guarda, allora, io adesso ho un po' di fiatone perché ho fatto un po' di trenino anch'io. Cioè, mi sono fatto il giro qui attorno a casa. Intorno alla sedia, Sì, certo. Oddio. Come stai, Max? Ma beh, diciamo, il bene riferito a questo periodo, insomma, no? Il bene, il nuovo bene, diciamo, però bene, ecco. Guarda, questa mattina ho messo gli Oasis. Poi dopo Fichera ci ha un po' disturbato nel senso che e però perché volevo chiamarti, te l'avevo detto, per questo bellissimo libro che consiglio a tutti quelli della nostra età, soprattutto quelli delle altre età che vogliono capire quegli anni, gli anni 90, c'è questo libro che è praticamente è un bignami, un'enciclopedia, non so come dire. Per quelli della nostra età invece è proprio un ricordo continuo, cioè ci sono le foto della Golf GT, capito? Ci sono esatto. Le foto dell'autoradio. Racconta, sì, perché per Max. Noi è un po' l'altro ieri, no? Cioè, nel senso, per le nuove generazioni è un mondo ignoto e sconosciuto. Per noi è veramente l'altro ieri, quindi insomma ci sta, ecco. Tu te lo ricordi quando si andava al bar e c'erano i miei amici di Brescia, avevano le Marlboro rosse che fumavano, Marlboro, accendino sopra e questo cestello che era l'autoradio praticamente, esatto, questa borsa di ferro che poi dopo... Sì, quando arrivò il frontalino è arrivato il frontalino che ci ha reso la vita più semplice, perché invece quando c'era proprio tutto l'estraibile pesava 10 kg l'uno più o meno, una roba allucinante. E il grande antifurto era nasconderlo sotto il sedile. Dove, che era il primo posto dove il ladro entrava, spaccava il vetro, entrava al sedile, prendeva l'autoradio e andava via, no? Anche il frontalino si metteva. Frontalino, a certo punto. Sì, come quelli in spiaggia che nascondono le chiavi della macchina nelle scarpe, no? Sì, e poi il velo sopra. Max, quanto ci hai messo a scrivere questo libro? È veramente bello, eh? Ma guarda, allora, ci siamo messi io e Massimo Coppola l'anno scorso durante tra il primo lockdown e la prima apertura, sostanzialmente. Sai, eravamo lì un po' in collegamento, mettiamo giù delle idee, un po' bloccati a casa, volevamo raccontare un po' quel decennio lì, no? E per cui adesso si era concretizzata la possibilità di pubblicarlo quest'anno e niente, l'abbiamo buttato fuori, ma era un modo per ricordare un po' il nostro mondo, partendo un po' dalla, cioè quel mondo che conosciamo bene, come dicevi tu giustamente, noi della nostra generazione, e che forse era già il momento di raccontare l'ultimo decennio prima del digitale e il primo decennio della rivoluzione. Portata da internet. Come si dice, ci hai messo il cappello sopra, però solo tu potevi farlo così, onestamente, cioè sei la persona giusta per poter fare quella cosa lì, perché è quello che hai sempre fatto. Quindi grazie mille, ma poi sai che è una cosa, te l'avevo anche scritto, è una cosa per ridere, non prendiamolo come una, cioè ci siamo voluti divertire poi a raccontare questa cosa. No, è bello. Comunque, per chi, insomma, a chi non basta questo libro, c'è anche questa canzone che mettiamo adesso, così chiudiamo tutto il cerchio. Max, noi ti vogliamo bene. Fabio, grazie infinite spero di poterci vedere presto, perché veramente qui è un po' un delirio. Ti ricordi il nome del ginecologo che ti ha fatto nascere? Ma vorrei fare questo programma televisivo dove tutti i personaggi famosi vanno a dire grazie al ginecologo portando la mamma. Se il ginecologo riconosce la mamma. Era proprio lì, era proprio, c'è il personale generico dell'ospedale San Matteo di Pavia, quindi potrebbe essere chiunque sostanzialmente. Tu sarai uscito e detto sono qui. Ciao Max. Max. Ciao Fabio, un abbraccio. Max, ciao. 90. Ciao. Mi fa nascere nessuno qui. Sì, lo so. Ma nasci da solo tu, sei bravo, sì, lo so.